Emergenza sanitaria coronavirus, buonasera. Buonasera, dottore. Signor Rocco Doria di San Giovanni in Fiore. Ancora voi, Madonna, Sì, vabbè. che è successo, dottore? E no, dico, mi chiamate spesso, tu, mamma mia. Invece mi ringraziare, capito? Ho capito. Ma avete ringraziare, ecco. Ci Perché? ha mannato. Perché vi devo ringraziare? Perché allora immaginate quando vai faccio a spesa alla bottega, che la bottega mi dice, è sempre cavi a cattare roba, capisco che voglio dire. Ho capito, va bene, ok. Sì, ma non è che io ci guadagno, la bottega ci guadagni, io non ci guadagno, però no. E per cui non ci guadagnate niente, però che facete là voi? Lotto. Vi c'è stato impersonato, anzi, parlate per se aiete. Ma poco, se no che facete impersonato là su con un cane. Va bene, Voglio dire. sì. Ok, no. Ma dottore, non è che io vecchio per curare il culo, vecchio quando c'è una cosa seria, prepara di mandare un consiglio. Avete capito che voglio dire? Sì, ho capito perfettamente. Ma capito che... No, se mi avete chiamato per qualsiasi cosa, per il filo dell'erba, della taglia della motosega, della motosega. Ho capito un numero vostro, tenuto io. Se aveva un altro numero, chiamava un altro. Va Se bene. per l'emergenzamento mi hanno dato un numero vostro, a voi chiamare, dottore. Comunque, se veniva a fastidio, No, chiuro, non è che... no, era per dire. Chiuro, no, se è chiuro, posso pure No. chiudere io, non è che... No, non preoccupate, non preoccupate, sono un po'. Se chiuro che voi non mi parlate, e morire non muore, non è che parlare non muore, No, capisco che voglio dire. è che è come, riceviamo molte telefonate, quindi siamo anche un po' stanchi, capito? Per questo. E parla piano piano, senza te spossare. Allora, perché mi avete chiamato? Dite. È per una cosa seria, stai chiamando? Ma il vostro medico di famiglia chi è? Il medico di famiglia? No, voi non ci avete il medico. Non c'è, non c'è, ma è fuori. No, perché È potete. fuori, capito? Non fuori mentre via, come si può camminare. È fuori Italia, capito? Perché voglio dire. Sì, ok. Vai. Ma io vi sto chiamando per un problema serio. Maruska, mia moglie, è troppo cavola, dottore. Avete capito? Ove, da fuori ci pensate che chiamava per una minchiata, capito che voglio dire? Quindi, Vullari, è troppo cavola, capito? Ma in Spagna ho capito su coronavirus io. ma ormai non vi spaventate, perché se a lei gli è esploso, cioè, Lei gli ha esploso, esplora pure a mia, esplora, no? è chiaro, perché c'è l'incubazione E di questo. allora non mi preoccupare. Ormai dovete stare tranquilli, se lo passa lei lo passate anche voi, cioè, ma stiamo calmi, ancora gli hanno fatto il tampone. Posso fare io, un tampone. Voi? Ciò faccio io, magari. Non ci posso fare io un tamponamento X. Tieni i tamponi che le ne vorrei timbri io. Ci appoggia la bocca, c'è la scritta coronavirus. Utenare, se scappa, no. Ma Un babbone, non ho capito. state parlando di. Dottor, bruciare, bruciare assai. Ma come Fanno fate a fare un tampone? Come una fate? cardaia era avvallante. Ha capito che voglio dire. E poi mi ietta certi starnutamenti, che non è parlare niente. Come fate a fargli il tampone? Io questo voglio sapere, signor Rocco, come fai a fargli il tampone? Mo' ve l'ho spiegato come ci faccio, ci ho messo un tampone, un figlio, ci appoggia la bocca, magari mentre dorma il, o mi facete credere che se mi sente, ci appoggia la bocca e ci vuole 30-40 minuti, a secondo fino a quando non si risveglia, prima di risveglia che se non si incazza, capito? Ascoltatemi un attimo, Aspetta, o tu togli, starnutisce, mina... Ah sì, forte! E i cucci che arrancano che parcano su un uomo. e non ti mette la mano davanti alla bocca, scusa. Non si mette niente, non capisce niente, capisce l'educazione, se mi tremo davanti alla bocca. Nemmeno il gomito, nemmeno col gomito. Ma qua per come tu, non fa niente. Comunque. Io, come avevo che la palla bocca, boom! Una volta ma qua solo tu. C'è questo bruciamento, Ma è arde, sempre una calda, cosa, uno degli miei certi. ma è sempre calda oppure diventa fredda poi ogni tanto?
è sempre caldo e poi diventa fredda, e non è che è una stufa, dottor. Capisci la stufa, sì. No, è sempre calda. Da quando è che è calda così? Da quando è che è calda così? E ieri sera, quando sono curcate, dottor. Il termometro gliel'avete messo? Il termometro gliel'avete messo? Non ce l'hai misurata, però ce l'hai mentre. Adesso ho potuto mentre il termometro, dottor. Adesso un sacco. Non avete mai misurato la febbre? Non hai mai misurato? Io sì, mi l'hai misurata quando usai il buono, ma la misuro, ma la rete non ce l'hai misurata mai io. Non so se ce la devo mettere a dove momento io o ce l'ho messo a una giarata, Rilla. Saccio sì, adesso un pozzo mentre, capito che voglio dire, dottor? Vabbè, ho capito. Questo benedetto coronavirus va attaccato in qualche rasa particolare, su tutti i telli, alla natica, capito che voglio dire, capito? Okay. Vabbè, sotto la... Comendo su tutti i telli, eh? La cella. Quale cella? Su tutti i telli. La scella che? La benzina, la scella. Non ho capito che le porterà lei a pigliare benzina. Non ho capito, dottor, se mi potete spiegare. Alla scella. No. Se c'è la porta all'EP o la cuvetti, è la stessa cosa, dottor. Facetemi capire. Già faccio che un coronavirus mi sta portando la mia. Quello che ti scartavi tra le belle che è. Ma, dottor, sì. Stavate mangiando, pensa? No. Sto misurando. Ve l'ho disturbato. No, sto pensando. Misurategli la febbre, se supera i 38 chiamate subito il 1500. Capito? Se c'è la prova a 1500, il termometro va a brizzare. A 1500 il termometro lo misura, no? Pronto? Sì. Non ci capisce niente, Giuliani. Non ci capisce niente. Su coronavirus sta rovinando il mondo. Sta rovinando sul passo. Dottor, non vi preoccupate. Prendete il termometro, misurateci la febbre e ditemi, chiamatemi dopo. Vabbè, vediamo dopo. C'è misura la febbre. Vediamo su tutti i titilli, c'è il termometro. Sì. Sì. Tutti i bracci, alle titille, va buono? Sì, ok, va benissimo. Sì. Vabbè, grazie dottore, ne sentiamo dopo. E non vi offendete, io vi ringrazio, io chiamo a voi perché ormai c'è un certo rapportamento, ha capito che voglio dire. Sì, no, io c'ho una certa ferocia, ma con voi avete capito che voglio dire. Se mettiamo un altro mio, dico, a capace come manna pure a questo paese, che dico, no, io voglio il dottore mio, ha capito che voglio dire. Perfetto. Deve essere un vantaggiamento per voi. Arrivederci, caccia misura sapreva, all'ariamo, va? Ok, arrivederci. Ciao, buonasera, dottor. Buonasera.